Rizzo, Dossena, Bove, Tito. Dall'altra parte abbiamo Ciancio, Silvestri e Scognamiglio. E basta, perché poi ci sono altri due verdi. Penso che sia molto più titolare quella con la pettorina gialla, eh. Giusto? No, perdona, riuscivo a sentire la voce del mister, stava dando le indicazioni a Mikoski e Canutè, e guarda, peccato che non mi hai fatto ascoltare, se no riuscivamo a comprendere le indicazioni. Però perché... adesso non diamo vantaggi alla Fidelisandria, quindi addirittura le indicazioni. Vabbè, curiosità, sai, nelle prime parole che andava a dire, quale doveva essere il movimento. Kragl mezzala potrebbe essere, secondo te, un'alternativa, visto che è un ruolo che può fare. A Latina l'avevano preso proprio secondo per fare me, la mezzala. Questo giocatore lo può fare, dipende tutto da lui, certamente lì deve correre di meno rispetto a un ruolo da esterno. La botta dalla distanza ce l'ha, la mezzala serve anche per tirare dalla distanza. Eh sì. Allora, abbiamo detto Aloy non c'è al momento, non mi sembra arruolabile, diciamo, poi vediamo se dovesse recuperare. Parlavamo anche di Di Gaudio, volevo un po' spiegare, ovviamente nei limiti sempre della nostra competenza, il fastidio che Di Gaudio riporta al ginocchio, perché clinicamente il calciatore non ha nulla, però la rotula, diciamo, del ginocchio gli fa sempre un male cane, e bisognerà insomma fare ulteriori accertamenti per capire perché. Eh sì, è una condizione che certamente questa qua dispiace, che Di Gaudio è un giocatore importante, anche ora poteva riscattarsi, anche perché non è che ha brillato proprio in questo campionato, però è evidente che si deve recuperare la migliore condizione possibile, perché finora comunque abbiamo visto sempre, quasi sempre, un Di Gaudio a mezzo servizio con una media di 45-50 minuti a partita. Diciamoci la verità, Di Gaudio non ha brillato quanto Canutè. No, assolutamente. Pellegrino, non devi parlare, il commissario a quanto pare ha poteri speciali, orecchio magico, signor Vincenzo Cornella. Alberto Albanese già dice: Braglia non ha mai fatto queste cose, e non lo possiamo dire, ragazzi, perché ripeto, non l'abbiamo mai visto in allenamento. Oggi in fase in via eccezionale lo vediamo, ma sicuramente neanche mister Gautieri ci farà vedere proprio, insomma, tutto. Magari l'allenamento si potrà aprire un paio di volte a settimana, però quando si tratta poi di fare le cose sul serio è anche giusto, allora, che un allenatore non apra le porte. Il discorso è che gli allenamenti in passato, quando si avvicinava al momento della gara, tendenzialmente non si vedevano, si vedevano il martedì, il mercoledì, al massimo il giovedì, poi già non si vedevano più gli allenamenti del venerdì e del sabato, se andiamo a ricordare pre-Covid, quello certo. Sto dicendo. Sì. Certamente adesso non si potrà ripristinare quella situazione, data purtroppo il protocollo da dover rispettare per gli spalti, però già sarebbe qualcosa per noi della stampa accedere. La cosa più bella, torno a ripetere, sarebbe la possibilità di vedere il pubblico come era un tempo, anche per noi, che era bello anche quella fusione, quello scambio di idee che avveniva durante gli allenamenti in tribuna Terminio, con i pochi tifosi che hanno sempre avuto l'abitudine di venire a vedere gli allenamenti dell'Avellino. Tanto Gautieri dimostra di avere ancora un gran bel tocco, eh. È un giocatore di Serie A, di Serie B, e quindi insomma è un giocatore che ha fatto un'ottima carriera, sì, ce lo ricordiamo anche al Partenio con la maglia dell'Atalanta, numero 10 dell'Atalanta, cari miei Gautieri. Secondo me potrebbe anche provare Rizzo come interno di centrocampo, poi non escluderei anche un 4-4-2, in effetti se non hai tutti gli esterni d'attacco disponibili diventa difficile immaginare un 4-3-3, però già avendo Mikoski, Canutè e Kragl lo puoi fare. Sì, lo puoi fare, assolutamente, ti puoi adattare in questo senso, anche perché in questo momento hai la problematica che Maniero non è al top della forma, quindi devi per forza schierare una sola punta e devi basarti anche sul giocatore in panchina, ovvero Vincenzo Plescia. Certo è che comunque con quei due esterni, se si fa un 4-3-3 di tagli, di inserimento, è già difficile, cioè è già diverso, perché comunque due giocatori come Mikoski e Canutè hanno l'abilità di poter creare difficoltà all'interno delle aree di rigore avversarie, invece di allargarsi tendenzialmente sugli esterni come abbiamo visto. Si butta dentro Carriero, vedi, che fa la mezzala. Beh, mi piace. Mi piace. Non ci sono tre centrocampisti per fare il 4-3-3, dice Pasquale Walter Maffeo. Perché? Perché? Ah, Matera è squalificato, non dimentichiamolo. Questo sì. Matera, c'è Carriero, Aloy, c'è Mascalli, Kragl. De Francesco, Kragl, che allora, non si può adattare. Ecco perché
attenzione alle indicazioni, ma non diciamo nulla. Il centrocampo con la pettorina gialla è composto da De Francesco, Carriero e Kragel, mezzala. Esatto. Ecco perché, quindi presto detto, perché ovviamente non Aloy non è al top, Matera squalificato, ma sta all'infortunato. Eh sì, e quindi? Però e quindi potrebbe... centrocampo forzato, se... ma non forzato, perché Kragel, lo ripetiamo, lo può fare la mezzala. Anzi, caro Michelangelo, Kragel per me al momento molto più mezzala che esterno di centrocampo. Io torno a ripetere, data l'età del giocatore, certamente non è un giovincello, più lo si fa muovere di meno, meglio si possono sfruttare le sue qualità. Rispetto all'esterno, la mezzala fa un altro genere di movimento, certamente corre, però diciamo puoi sfruttare anche le sue qualità del tiro da fuori aria, perché la mezzala ha solitamente queste caratteristiche. Diverso il discorso quando fai l'esterno, anche e soprattutto come abbiamo visto sempre con il gioco di Braglia, nulla da togliere, però è l'esterno si deve sacrificare e fare una doppia fase, sia offensiva che difensiva, e un giocatore come Kragel, diciamo anche a questo punto della stagione, può trovare delle difficoltà. Non vi abituate, ragazzi, perché io penso che questi meccanismi qui che mister Gautieri non ce li farà vedere molto spesso, ma è anche giusto, lo ribadiamo, perché come si muoverà l'Avellino in campo non lo devono vedere gli avversari, no, Michelangelo? Sicuramente qualche indicazione in più. Sai che potrà arrivare. I primi allenamenti pre-Covid, che ogni tanto si vedeva un osservatore di un'altra squadra. Magari vedremo la partitella del giovedì, sicuramente. Sì, vabbè. Già sarebbe qualcosina appunto da vedere la partitella interna, poter vedere degli allenamenti di inizio settimana, certamente non pretendiamo di chiedere di vedere la rifinitura, però già vedere certo qualcosina per comprendere lo stato della squadra, come si lavora all'interno del gruppo squadra, qual è il livello di serenità, perché sennò poi si lascia spazio a tantissime, mi viene da dire indiscrezioni, ma che non lo sono, bugie, il termine più adatto, che vanno a parlare di tutto quello che ruota intorno alla squadra, che talvolta non corrisponde al vero, anzi la maggior parte delle volte non corrisponde al vero. E come lo facciamo a dire? Beh, siamo giornalisti. Beh, l'esercitazione qui è chiara, no? Il portiere va al rinvio, blocca il pallone un difensore, la mette a terra e fa ripartire l'azione a seconda dei meccanismi che mister Gautieri ha dettato. È sempre Bove, diciamo, a prendere la palla e la mette giù e fa ripartire la squadra. Com'è il carattere di Gautieri, Andrea Martin Penna? Guarda, ce ne parlava chi lo conosce, ci parlava di un personaggio molto mite caratterialmente, molto tranquillo, un allenatore che ci dicevano per litigare con lui devi proprio fargli qualcosa di grave, dicevano. Quindi... E perché mi guardi in questo modo? No, ti guardo perché ne parlo con te, ovviamente. No, certamente per quello che ci hanno descritto è un allenatore molto mite che tendenzialmente si pone anche in maniera molto gentile nei confronti della stampa e dei tifosi, soprattutto rispettoso degli ambienti dove allena, quindi staremo a vedere anche dopo le 18:30 quando ci sarà la conferenza stampa, appunto, anche il modo di porsi dell'allenatore, anche perché voglio dire la conferenza stampa è già un bigliettino da visita per tutti, per comprendere anche il modo di fare di questo tecnico. Adesso sono cambiati i difensori, vedi, Ciancio, Silvestri, Scognamiglio e Tito, che vanno a sostituire. Tito resta e sono i tre, Rizzo, Dossena e Bove, che cambiano. Eh sì, comunque un po' di cambio per vedere i giusti movimenti, anche perché lì c'è Silvestri, voglio dire, in questa nuova rotazione tra i difensori. Tanto Canute e Mikoski giocano a piede invertito, ovviamente Mikoski a destra e Canute a sinistra. Chissà se cambierà qualcosa anche a livello difensivo. Il fatto che le gerarchie si azzerino è interessante, perché nessuno deve più sentirsi sicuro del posto, ma guadagnarselo sotto la gestione Gautieri. Sono molto curioso di vedere che cosa cambierà, perché secondo me qualche segnale? Ne vedo. Beh, vedremo. Magnero si sta allenando, Schionunzioli e Paiello? No. Vi ricordiamo, ragazzi, che alle 18:30 circa ci sarà la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore e anche del nuovo direttore sportivo dell'Avellino. Noi la seguiremo in diretta su Prima TV come di consueto, come tutte le conferenze stampa pre e post gara, e quindi sarà anche la conferenza pre gara a questo punto. Per questo dicevo che magari potremmo domandargli anche della condizione, anche se è appena arrivato, li ha potuti soltanto vedere adesso. Però penso che sia anche questa la conferenza stampa prepartita, certo, anche per lasciare un po' di serenità a lavorare venerdì, dato che sabato c'è la partita. Anche perché è difficile immaginare conferenza oggi e conferenza domani di mister Gautieri, no? Sarebbe davvero
troppo. Davvero troppo, eh sì. Tanto adesso anche Plescia va a fare gol, vedi? Sono cambiati anche gli altri uomini, sicuramente Gautieri li valuterà tutti. Chissà anche quale sarà l'utilizzo fatto da Scognamini, certamente è un giocatore importante, però ancora ora lo vedo un po' legnoso in alcuni movimenti, ancora un po' bloccato, però certamente molto meglio rispetto ad inizio. Eh sì, beh, sicuramente molto meglio, lo dicevamo anche in fase di cronaca nella scorsa partita contro la Virtus Francavilla, sicuramente uno smalto diverso per Gennaro Scognamiglio, non è mai stato velocissimo, non ha mai avuto un... non è mai stato il suo fisico, esatto. È quello, capito, anche al 100% della forma. Lasciamo anche un po' spazio all'atmosfera del Partenio Lombardi. Sì, lasciamo un pochino sentire. Un pochino alle immagini del nostro Gianluca Cavaliere. Qualcosa, ci permettiamo di rompere questo silenzio, mi è fatto prendere un colpo. Ci permettiamo di dire, appunto, vedi quello che dicevo, di ascoltare anche le parole, perché cambia anche il ruolo dell'attaccante, il movimento. Sì, ho parlato dell'attaccante centrale, del movimento dell'attaccante centrale. Ho detto, dovete capire una cosa. Vabbè, ovviamente ogni allenatore ha il suo metodo, quindi, però voglio dire, però vogliamo capire qual è quello di Gautieri, esatto. Adesso dai, vai, lasciamo ancora un po' le immagini, così cerchiamo di capire. Che tocco che ha Gautieri, però mi stavo fa fermando. Girare meglio lui la palla. Eh sì, mamma altri. Mia, mamma mia. Io credo che sia anche importante per la squadra avere in campo un allenatore che giochi con loro. Beh, sì, anche per farti capire meglio il movimento da dover fare, voglio dire.
Adesso indicazione agli esterni. Dei movimenti.